Buongiorno carovana! Buongiornissimo! Noi siamo in libero in un posto stupendo dove per lo più è consentita la libera. Basta pagare un supplemento di 5 euro a mezzo ed è possibile campeggiare in totale tranquillità e libertà. Dopo approfondiamo l'argomento e vi facciamo vedere bene dove siamo. Ma prima vogliamo parlare, approfondire anzi un argomento che abbiamo già trattato in passato ma che a noi sta tanto tanto a cuore, che è il rispetto della natura. Abbiamo già trattato questi argomenti in altri video, tra cui uno dove abbiamo incontrato addirittura i carabinieri sulle foreste casentinesi, ve lo linkiamo qui sopra. E abbiamo avuto la possibilità di parlare con i carabinieri proprio del tema campeggio libero, si può o non si può fare, che ha creato anche tanto dibattito, conversazione proprio qui su YouTube, il che ci ha fatto... Ci ha fatto piacere perché è quello un po' che vogliamo creare, no? Vogliamo parlare di queste cose. Esatto, aumentare la consapevolezza, insomma, delle persone che si avvicinano a questo mondo, perché i social lo sta facendo diventare una moda. È bello che sia così anche da un certo punto di vista, ma ci sono certi tratti di questa moda che a noi non piacciono e non ci vanno proprio giù. Quindi siamo arrivati in questa vallata il 15 d'agosto, quindi il momento dove c'era più caos in assoluto. C'era un gran bel casino perché abbiamo percorso tutta la vallata per arrivare in questo spot qua dove siamo noi, e quindi un'ora di macchina, udite, in questo percorso qui si trovano vari parcheggi, aree attrezzate dove le persone si possono fermare con auto, camper, fare accampamenti, quindi tende a terra, molto... tende sul tetto, camper, di ogni ragazzi, di esatto, ogni. Hanno allestito anche un campo da beach volley, hanno allestito. Quindi la libera qua è tolleratissima, ecco. Va benissimo. Ed è una cosa stupenda, noi siamo andati avanti perché siamo persone, cioè ci piace il silenzio, mettiamola così, quindi siamo arrivati in questa vallata che è meravigliosa. Diciamo che è l'ultimo spot dove ci si può fermare con la macchina, perché oltre la strada arriva fino a una malga e lì finisce, quindi questo è l'ultimo spot bello dove noi consiglieremo poi di campeggiare. Il problema è che nonostante sia l'ultimo, appiculato sulla cima di questa vallata e tutto quanto, abbiamo trovato una brutta sorpresa, cioè c'è sporco anche qua, cazzo. Vi facciamo vedere. Ecco. Ci ha colpito un sacco questo spot perché c'è anche il ruscello lì che scende, si sente questo rumore di acqua che per noi è fantastico, come ninna nanna. E abbiamo trovato un po' di schifezza qua, ma neanche troppa, perché comunque è in vista, quindi essendoci altre persone, la gente cosa fa? Le nasconde le cose. Quando siamo andati a vedere, a fare esplorazione del rifugio, abbiamo trovato questa bella sorpresa. Come mettersi le mani nei capelli, ragazzi? Io non lo so, I don't know. Non lo so proprio perché qui ci sono tracce umane un pochettino, cioè io vorrei ripulire ma mi fa anche un po' schifo, se devo dire la verità, in questa zona qui, perché è veramente messa male, guarda. Che tristezza. Non lo so. Ma quello è meno, dopodiché c'è il cagatoio ufficiale, perché tu ti lasci tranquillamente lo schifo per terra, si fa fatica anche a camminare senza inciamparci dentro. E... vuoi fare la cacca? Per l'amor di Dio, fai la cacca, ma il tovagliolino non, cioè, portalo via, perché la cacca viene disintegrata in men che non si dica, il tovagliolino no, il tovagliolino rimane. E dopo poi ci tocca fare sti video di protesta. E noi ci siamo accampati proprio qui perché per un motivo, qui c'era il vento quando siamo arrivati e abbiamo detto cavolo, c'è un mezzo rifugio, vero, non al tetto, però ci potremo eventualmente riparare. Guarda dove ci potremmo riparare, guarda che roba. Cagate ovunque. C'era anche questo qui che c'era rimasto l'ultimo pezzo di tetto, ma è completamente inagibile, anche perché faccio a dormire in mezzo a una letamaia. Quindi, ragazzi, il discorso è, abbiamo fatto un video dove parlavamo appunto di questo rispetto. Ci è stato detto e ribadito che insomma pagare una tassa annuale per essere educati e liberi di fare campeggio libero è sbagliato come in via di concetto, e siamo d'accordo anche da un certo punto di vista. In effetti la libertà non dovrebbe avere un costo, no? In tanti ce l'avete detto, noi siamo anche d'accordo. Il punto è che bisogna trovare un modo allora per educare e responsabilizzare le persone che si approcciano a questo stile di vita, insomma. Sì. Perché dopo poi i problemi sono due. Uno, che chi viene dopo di te trova uno schifo e non può apprezzarlo tanto quanto l'hai apprezzato tu. E quindi già qui andiamo a limitare la libertà altrui. Il secondo luogo è che nel momento in cui queste cose vengono viste anche magari dal comune, dalle autorità che hanno messo a disposizione un luogo pubblico,
Ecco, insomma, starebbe sui coglioni anche a me poi dopo lasciarti libero di andare a cagare ovunque e sporcare. Quindi, dopo cosa succede? Vengono messi i divieti. I posti, non basta più magari pagare la tassa d'ingresso di 5 euro, ma proprio ti rendono inagibili, mettono una bella sbarra, tranne i mezzi autorizzati. E tu sei fottuto. Siamo tutti fottuti dopo. Quindi dobbiamo trovare, pian piano, insieme, una soluzione, un compromesso che, è vero, una tassa non va bene, sbagliato, ce ne abbiamo già tante. Ok. E l'idea dei 5 euro di pedaggio che poi vengono utilizzati per pulire, aiutare a tenere in ordine il luogo, sì, per la mente, non è sbagliato, non è l'unico posto dove l'abbiamo trovata. Esatto, anche al lago di Giacopiano, abbiamo avuto un'esperienza simile, però giusto, linkiamo il video dove ne parliamo, così se anche tu vuoi andare al lago di Giacopiano puoi raggiungerlo, ecco. Anche lì si paga una tassa e questa tassa serve poi per tenere in ordine il luogo dove si va. Non è sbagliato, anche qui però si tratta sempre di pagare una tassa, è vero, sono pochi euro rispetto ai 30-50 che costano adesso al giorno d'oggi i campeggi, quindi comunque è molto vantaggioso. Però anche qui si va a pagare, comunque c'è sempre lo stesso discorso, si paga una tassa per far sì che qualcuno venga a pulire la cacca nostra. E poi ragazzi, c'è il punto è questo, se ami la natura, se amiamo la natura, come si presume che chiunque faccia campeggio libero, ami, apprezzi il fatto di stare immerso nella natura. Bene, quindi la natura è casa. Tu non caghi a casa tua, non lasci i fazzolettini sporchi in casa tua, giusto? È uguale, questa è casa. Quindi basterebbe che facessimo nostro. Pure le mura qua, quindi proprio, cioè, viene identificata bene come casa. Basterebbe che facessimo nostro questo concetto di natura e casa. La trattiamo con lo stesso rispetto con il quale tratteremmo la nostra camera da letto. Ed è finito. I pattumi fortunatamente ci sono, la differenziata, la possibilità di fare differenziata c'è, quindi raccogliamo il nostro e se troviamo quell'altrui anche quello altrui, per far sì che le persone che arrivano dietro di noi si trovino in un bellissimo posto dove poter campeggiare, per far sì che le autorità continuino a lasciarci campeggiare, non abbiano appigli per dire ah no, dobbiamo vietarlo il campeggio libero perché gli zozzoni sporcano, vanno in giro e sporcano l'ambiente, perché è quello che poi dopo ci becchiamo, degli zozzoni, cosa che non direi proprio che siamo. Noi siamo amanti della natura, persone che apprezzano la vita in mezzo alla natura e che pensano che ci faccia bene vivere in mezzo alla natura, sia quello che manca al giorno d'oggi. Ci sono anche degli studi che lo dimostrano, ragazzi, sta leggendo un libro qua, la testa così mi sta facendo, perché ci sono proprio stanno studiando dei metodi naturali per farci tornare in contatto con la natura, addirittura nelle città, quindi sì. Cerchiamo. Studiano proprio come organizzare le città per far sì che si senta di più il rumore dell'acqua, che ci sia più aree verdi, perché questo fa bene alla nostra mente, e sotto tantissimi punti di vista, comunque. Questo è un altro discorso e io direi di far vedere un po' dove siamo capitati. Sì, sì. Prima di passare a presentarvi questo magnifico spot, siamo curiosi di sapere la tua sui commenti, di leggerti magari con delle idee che a noi ancora non sono venute, ancora non ci abbiamo sbattuto la testa contro. Quindi se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, lasciaci un commento dove, insomma, denuncia anche tu un po' quello che hai visto, come si potrebbe migliorare, quello che vuoi, ecco. E per parlare comunque crescere insieme. Che dire di questo posto, ragazzi? È stupendo, noi non vorremmo più andare via. È stupendo. Siamo nella Valle Argentera, quindi a 2100 metri di altezza. Ci sono dei trekking stupendi. Gira, che li facciamo vedere. Facciamo prendere la balla oggi. Allora, sì, facciamo prendere la balla. Ieri abbiamo fatto tutto quel monte là dietro. Abbiamo camminato per 6 ore. Allora, sì, è vero, perché poi siamo andati anche alla Malga a prendere i formaggi, perché qui liberano le mucche e c'è un rifugio e una malga. E alla Malga vendono i formaggi. Se ci arrivi, però, dopo mezzogiorno, ma non troppo, perché sennò li finiscono. Sono proprio prodotti artigianali buoni. Li producono ogni mattina con latte fresco delle mucche, cioè, che bello, poi passano rada. A attraversare il campo. Che poi quindi c'è di che sostenersi, si può andare avanti a formaggi e acqua praticamente per mesi. Non ci stiamo pensando di trasferirci qua. Magari restaurare un po' il rifugio, adesso vediamo. Chissà, potrebbe essere un buon profittino. Come arrivare qui? Insomma, si arriva fino a Sestriere, quindi siamo sulle Alpi piemontesi. E da Sestriere si imbocca la Valle Argentera, c'è proprio il cartello, al ponte terribile. Terribile! Si ferma e si paga il pedaggio, 5 euro per ogni veicolo.
Dopodiché c'è questa... Aspetta, era 5 per le macchine e 7 per i camper. Comunque... Ah, ok, scusate. E dopodiché sei libero di stare qui tutto il tempo che vuoi, girarla, vagarla. C'è di fatto una sola strada che sale e dopo un certo punto diventa praticamente impercorribile. Arriva all'ultima malga, quella su dove si va a prendere ieri il formaggio. Dove ci sono i formaggi, quindi buoni. Se finite la strada, arrivate ai formaggi, che è una bella cosa comunque. Gli spot sono un po' lungo tutta questa valle. I primi ovviamente sono più facilmente raggiungibili, diciamo fino quasi al penultimo, che sarebbe questo. Dopodiché è lì dove ci sarà la bolgia, almeno per Ferragosto, dove c'è un po' più traffico, dai, diciamo, perché sono appunto più facilmente raggiungibili. Mentre quando si prende l'ultimo strappo, il Mocha ce l'ha fatta per un pelo, poi abbiamo visto passare su una Lancia Y e mi ha detto, vabbè, vaffanculo. Quindi l'ultimo strappetto ti porta al piano della milizia, si chiama questo, dove siamo noi, e qui insomma vedete che di spazio ce n'è un po' per tutti. Là ci sono due van parcheggiati, ieri c'erano due tende da tetto, fino a poco tempo fa c'erano due tende a terra qui di fianco a noi, vicino a noi, con dei bimbi, posto veramente tranquillo. E se sei alle prime esperienze per la libera, è anche magari un posto dove non sei da solo, cioè magari ti riesci a trovare il tuo posto un po' isolato, ma comunque hai altre persone vicine e quindi questo magari ti dà un po' più di sicurezza, ecco. Musone! È buona l'acqua! Carovana, speriamo che questo video vi sia piaciuto e che vi porti a qualche riflessione in più sul campeggio libero e sulla natura, sul rispetto della natura. Noi continuiamo con le nostre mattate in libera. E soprattutto continuiamo l'esplorazione delle Alpi francesi. E passeremo presto in Francia, ma vi terremo aggiornati. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, lascia un commento se vuoi dare un contributo alla community, più che altro per farci crescere, andare tutti insieme a imparare nuove cose o anche solo condividere opinioni, e ci vediamo presto. O in libera o qui sul canale. Ciao! Saluta Zen. Zen, saluta, ciao! Bow wow! Bow wow wow! La figlia. No! Ah, Nico sta cercando di sgonfiare la bambola. Zen, non è un gioco questo. Questa è la cosa più schifosa che abbiamo mai raccolto. Vince a pisello basso. A pisello basso. Molto basso, direi. Ragazzi, se venite nella Valle Argentera in questo spazio, vi prego non lasciate qui i fazzolettini. Sì, non è che torniamo domani, vuol dire, cioè passerà tempo. E se per caso ti domandi se non ci fa schifo il fatto di caricare la spazzatura, la munnezza altrui nella nostra auto, questa è la risposta. Carichiamo tutto sopra Campup, quindi è un portapacchi, ci carichiamo sopra l'immondizia così che non impuzzolenta la macchina e siamo tranquilli, ecco. Ha ha ha.